che è fondamentale perché è uno strumento molto agile per capire come muoversi sia sul territorio nazionale che locale, perché affronta tutte le questioni, cioè dalla questione di come muovere, di come difendere, di come collegare quindi la Costituzione alle questioni del sindacato, alle questioni della stampa, delle forze armate, di qualsiasi settore, perché la Costituzione appunto è la carta fondamentale che si muove nell'ambito di tutta la società, no? E quindi sulla questione anche della sanità, della scuola, e quindi lì c'è tutto, c'è la possibilità di aprire discussioni con tutti i compagni, diciamo, dei vari settori, facendogli capire che la nostra Costituzione e la nostra società sono un tutt'uno, la nostra è stata costruita in base, grazie alle lotte, non è che ce l'hanno regalata, non è che quello che avevamo conquistato negli anni 70, l'articolo 18, il divorzio, l'aborto, la sanità pubblica ce l'hanno regalata, è stato frutto del fatto che le masse popolari volevano l'applicazione appunto della Carta Costituzionale, proprio andando in quella direzione si ottenevano quelle conquiste che ci portavano nella direzione del cosiddetto socialismo, perché essendo una Costituzione basata sul lavoro, sulla pace e sull'antifascismo, sono i tre presupposti per andare nella direzione appunto del socialismo e del comunismo, perché sono i tre elementi fondamentali, insomma. È la democrazia sostanziale e non formale, cioè in Italia con il proporzionale ogni cittadino contava per sé e da Agnelli fino all'ultimo operaio della catena di montaggio il valore del voto era identico, no? Non c'era, mentre oggi non è più così. Quando hanno introdotto il maggioritario, il voto di chi ha in mano le imprese viene premiato poi, no? Ulteriormente con il premio di maggioranza che dà a questi capitalisti un potere decisionale dentro il Parlamento e quindi poi dentro l'esecutivo, che è l'elemento che poi ha stravolto di fatto la democrazia anche parlamentare, quindi il governo, che è l'esecutivo diciamo, del Parlamento, è quello che decide, fa e disfa quello che, cioè, che cazzi che vuole sostanzialmente. E questa è la dimostrazione che i sistemi col maggioritario sono l'espressione più coerente di quello che Marx chiamava la dittatura della borghesia, no? Perché nei sistemi al capitalismo avanzato, la dittatura della borghesia funziona così, con il finto voto, no?